prima chiedi chi è. Chi è? Sono io. Da quando è qua chiedi chi è? Apri su. Ma che cosa c'è? Ferma, buona! Tu non fiatare. Vieni, dai, andiamo, su! Non le faccia del male. Chi altro può venire? Fra poco verrà mio figlio. Quanti anni ha? 19. Biggie, non temere. Non ci faranno niente. Se noi faremo quello che dicono, vogliono solo che li aiutiamo. Allora, bellezza, che cosa hai visto? Lo sai dov'è adesso la polizia? Tu che hai sentito? Che succede là fuori? Rispondi. Siete voi quelli che stanno cercando. Brava, ci sei arrivata, sei sveglia. Gli ha sparato lei a quell'uomo nell'agenzia. Senti, bella, non spetta a te fare domande. Tu dici solo quello che succede in giro. Ma perché uccidere un vecchio che non le aveva fatto niente? E tu, che invece sei così giovane, neanche tu mi hai fatto niente. Biggie, raccontagli quello che hai visto. Avanti, rispondigli. Strade sbarrate e posti di blocco intorno a tutto il quartiere. E stanno per controllare casa per casa. Sono tue invenzioni queste? Oppure è la verità? Cos'è questo che hai segnato qui? Un fossato o un torrente? Un torrente, ma non è tanto profondo. Ci sono alberi? E chi se lo ricorda? Biggie, che io me la svigna il più presto possibile. E anche nel tuo interesse. Ho visto molti cani, poliziotto. Era da molto che non ballava. Perché, si vede? Ma io mi diverto. Lei forse se l'è presa. Ma certo. Mi offre una Coca-Cola? Sì, una Coca-Cola. Che cosa sa di quella faccenda di mio zio? So che vogliono ucciderlo. Conosce il motivo? No. Lei lo conosce? Sai, ispettore, io non ho rapporti con mio zio. Non ne ho mai avuti. È curioso, vero? Direi che mi è del tutto estraneo. Non so il motivo. Penso che ora dovrei essere dispiaciuta per lui, ma non provo niente. Crede che sia una cosa molto grave? Ah, lei dipinge? No, no. Qui sono solo ospite. Il pittore è un mio amico, grazie. Prego. Lui ha un altro studio in Toscana. Cerco qualcosa da bere, eh? Ma me ne versi tanto così. Stia tranquilla. Comunque, se la polizia la ferma per sapere se ha bevuto, non ha problemi. Basterà che mostri il tesserino. Ah, sì? Con un collega si lascia correre. Sì, ma è proprio quello che vorrei evitare. Senta. Se vuole, può dormire qui. Mi farebbe piacere. Non amo stare da sola. Non intendevo però quello che lei pensa. E che cosa intendeva dire? Sentiamo. Io ho molta paura. Di giorno no. Però di notte... Ha paura di che cosa? Non saprei dirle. È una paura... vaga, non ben definita. Una sensazione di cui non riesco a liberarmi. Ci sarà pure un motivo concreto. Non lo so, gliel'ho già detto. Mi dica la verità. Crede che quelle persone riusciranno a uccidere mio zio? Mi scusi, era una domanda sciocca. Vado a prendere da bere. So già cosa è successo a Manuela. Nel giro le notizie volano. E sapevo anche che la polizia sarebbe venuta a tampinarmi. Io di solito a quest'ora sono sul mio marciapiede. Il grosso del lavoro comincia intorno a mezzanotte, lo sa anche lei. Sì.
Lei e Manuela Schroeder eravate amiche? Abitavamo insieme da 2 anni. Ispettore, posso chiederle in che modo è stata uccisa Manuela? L'hanno strangolata. Eppure non giriamo mai con molti soldi. Aveva 142 marche e 60 in una tasca interna. Perché? Li aveva ancora addosso. Ma se non l'hanno ammazzata per i soldi, che motivo c'era allora? Perché ucciderla? Non abbiamo mai fatto uno sgarro. Cosa credono che siamo per poterci trattare così? Non abbiamo diritto anche noi a un po' di compassione? Possiamo entrare un momento? Sì, certo. Dove è stata in questo frattempo? Sono venuta subito a casa. Ha per caso ricevuto qualche telefonata? No, ma devo ascoltare la segreteria. Vorrei incontrarla. Verrò domani mattina alle 9:30. Si faccia trovare in casa. Esler. Forse proverò a richiamarla più tardi. Non lo deve incontrare per nessuna ragione al mondo. Questo è il mio numero diretto. Mi può chiamare a qualsiasi ora. Sì, qui è Mimì, chi parla? Oh, ma a quest'ora? Sì, e dove? No, niente da fare, per questa cifra non mi muovo. Ah, così è un altro discorso. D'accordo, tariffa extra. Non sono una che si scandalizza. Lei che mi ha chiamata poco fa? Sì, ti ho telefonato io. Avanti, sali. Lo sa che per un momento mi ha fatto paura. E perché? Sali, papretto. Come mai si è fermata qui? Ma questo è il posto in cui... in cui è morta la tua amica! La dichiaro in arresto, dottoressa Corona. Fratellino, entra pure. Poso il vassoio e me ne vado subito. Siediti con noi. E ascolta, Lorenz deve rispondere a una domanda. Mi sottopone a un esame. Vale sempre la pena ascoltarla. Ma certo. Cosa gli volevi chiedere? La più grande delle domande. Su, falla allora. A che scopo Dio ci ha donato l'intelletto? Ma che domanda è? Quella che tutti dovrebbero porsi. E dovrei rispondere? Ne sei capace? Sì, ci ha donato l'intelletto affinché noi ne facciamo uso. Risposta giusta, no? E ora, la prossima domanda. A tuo parere, tutti fanno uso del loro intelletto come sarebbe auspicabile?
ne fanno uso secondo le loro possibilità. E se non lo utilizzassero l'intelletto, non faresti nulla? Lo sai che sono queste le domande che hanno cambiato la mia vita. Ci sono molte persone buone con cui si può discutere di questo. E tu le conoscerai.